56, eccoci per il terzo ed il quarto blocco di Omnibus, dove, come vi abbiamo detto, parleremo di temi economici, di mutui, di soprattutto il rialzo dei tassi di interesse. Lo faremo con Lanno Maria Sileoni, che vedo collegato, segretario generale della FABI, principale sindacatore bancario. Buongiorno Sileoni. Buongiorno. E Andrea Polo, bentornato, di Facile.it. Buongiorno a voi. Che so, Polo è in trasferta in terra toscana, lei non ha visto il Palio di Siena sulla 7 ieri, perché l'ha visto di persona? L'ho visto di persona, ma ho visto le telecamere della 7 dalla finestra, da sotto in Bravo, su, di che contrada è Polo lei? Non si può dire, non si può dire, col cuore dell'Istria, cioè ieri non è andata benissimo, mettiamola così. Vabbè, vedo anche collegato, ma non so se il collegamento è a posto, Paolo Zabeo della CGA di Mestre. Sì, buongiorno. Eccocelo qua, bentornato anche a lei. Allora, di che cosa parliamo questa mattina? Parliamo del rialzo dei tassi di interesse. La BCE, e ricordiamo la scorsa settimana, Christine Lagarde ha detto che ci sarà un nuovo rialzo a luglio dei tassi di interesse. E allora io chiedo subito a Sileoni, e qua abbiamo il cartello 4, che ci ha fatto una radiografia dell'indebitamento degli italiani. Allora, io le chiedo, Sileoni, che cosa accadrà con questo nuovo rialzo dei tassi? Una cosa che è già accaduta e che purtroppo sta penalizzando imprese e famiglie, in quanto le imprese si avvicineranno sempre di meno alle banche anche per chiedere prestiti, cercando di utilizzare quella liquidità che hanno a disposizione. Le famiglie, invece, soprattutto quelli che hanno contratto mutui a tasso variabile, stanno vivendo una situazione particolarmente difficile. Ora io però vorrei, se lei me lo concede, fare un ragionamento un pochino più ampio, nel senso che in tutti i talk show, in tutti i dibattiti che laddove si parla di inflazione, laddove si parla della politica integralista della Banca Centrale Europea, apro e chiudo una parentesi, è vero che la Banca Centrale Europea si deve muovere in autonomia, poi qualcuno dovrà spiegare perché le decisioni le prende sempre, ad esempio seguono sempre le decisioni della Federal Reserve, quindi insomma autonomia fino a un certo punto. Ma detto questo, il problema è un altro dal mio punto di vista. Allora, l'inflazione non colpisce in Europa allo stesso modo, perché in Germania abbiamo un tasso di inflazione al 6,9%, in Spagna al 5,5%, in Francia al 5,5%, in Spagna all'1,9%, da noi siamo intorno al 6,4%. Ecco, Sileoni, guardi, per aiutarlo, noi abbiamo anche un cartello, lo dico per la regia, che fa il paragone tra il tasso di inflazione italiano e quello tedesco. L'ho interrotta, mi scusi. No, è questo per dirle che non è vero che l'inflazione colpisce gli stati dell'Unione Europea allo stesso modo. È chiaro che le iniziative dei vari governi, le faccio un esempio, la partenza delle grandi opere pubbliche, la ripartenza dei cantieri, una politica diversa per quanto riguarda, diciamo così, è stata accennata prima dai suoi ospiti, i rinnovi dei contratti nazionali che sono fermi da molti anni e sono interessati circa 7 milioni di persone. Insomma, un insieme di cose, un insieme di situazioni pesano rispetto anche indirettamente pesano rispetto alla differenza che c'è fra la nostra inflazione a quella della Germania, a quella della Francia e a quella della Spagna. Questo significa che i governi dovrebbero comunque attivarsi e come dire, sono d'accordo, ho seguito prima il dibattito con il dottor Marmo, sono d'accordo perfettamente con lui, ad esempio sul discorso del salario minimo. Il salario minimo non è giustificabile né politicamente né socialmente nel momento in cui come in Italia la contrattazione da noi è molto diffusa. Quindi la sostanza è che i mutui stanno colpendo molto le famiglie italiane e le imprese italiane e che il governo dovrebbe non fare la guerra alla Banca Centrale Europea o all'Unione Europea, come più volte ho detto, ma dovrebbe concentrarsi sul fatto di farsi rappresentare a livello europeo da personaggi, da persone preparate. Qui la persona fa la differenza di fronte a chi prende certe iniziative che tra virgolette sono autonome ma che dipendono essenzialmente dalle decisioni della Federal Reserve. Quindi a noi manca autorevolezza, manca conoscenza dei problemi. Questo è accaduto sia per il bail-in sia per la Bolkestein. Per il bail-in è stata presa una decisione all'unanimità in Europa che poi
si è verificata un disastro, no? Sulla Bolkestein in quel momento non esistevano i 5 Stelle, la Bolkestein è stata approvata in Europa da tutti i partiti in Italia, opposizione e maggioranza. E l'aspetto più tragico è stato che Spagna e Francia, che hanno una visione molto più lungimirante e molto più illuminata della nostra, hanno tolto preventivamente quelle aziende strategiche come i porti, come gli stabilimenti balneari, come le concessioni demaniali, che ritenevano strategiche, e ritenendole strategiche le hanno tolte dalle ricadute della Bolkestein. Quindi, al di là delle politiche che sta facendo la Meloni, che ritengo una donna intelligente e che si sta muovendo bene, sul MES non ha detto no. Se noi leggiamo bene l'intervista di oggi, la Meloni dice che non bisogna accelerare la ratifica del trattato di riforma del MES, accelerare, non bisogna accelerare, non ha detto di no. E ha chiesto una sospensiva perché gli strumenti vanno rivisti insieme. Quindi, ecco, insomma, non si può prendere l'alibi, di quello che dice la Meloni a seconda delle circostanze, a seconda se si tratta del PNRR, a seconda se si tratta del MES. Qui c'è una situazione, da una parte un'inflazione che pesa in maniera diversa fra Stato e Stato, e ci sono dei governi che prendono delle posizioni preventive come quelle che le ho appena descritto per la Bolkestein e per il bail-in prima, quando era il momento, e ci sono dei governi che stanno a guardare perché non hanno le professionalità giuste, e parlo dei governi, non parlo del governo del centrodestra o del centrosinistra, parlo di governi che dovrebbero mandare in Europa a rappresentarsi gente molto più preparata sui singoli argomenti. Allora, Sileoni, prima di lasciare spazio a Marmo e a Lenzi, che so che hanno delle domande per lei e per gli altri ospiti, mi dica se sbaglio, tra le sue righe io leggo così una qualche indicazione sul successore di Panetta, la BCE? Allora, lì intanto c'è un problema molto, molto preciso, perché non è automatico il posto dell'Italia all'interno della BCE, ci sono 5 posti disponibili, non è detto che ci debba essere. È chiaro che l'assenza di Panetta all'interno della BCE sarà un'assenza molto importante, perché Panetta, che conosco da tanti anni, è un personaggio di alto profilo, è un personaggio che conosce bene, dopo l'esperienza maturata in BCE, conosce bene i pregi e i difetti dei rappresentanti dei vari stati, conosce bene i meccanismi, ormai da tempo conosce bene i meccanismi all'interno della quali vengono regolati i rapporti e gli equilibri della Banca Centrale Europea. Quindi è un bene per l'Italia che Panetta torni in Italia e prenda in mano la vigilanza della Banca d'Italia, ma non è positivo il fatto, primo, che sia automaticamente riconfermata la presenza dell'Italia all'interno della BCE per i meccanismi che le ho detto prima. Secondo, perché lo stesso Panetta, per essere sostituito, non è facile. Cioè, Panetta è uno navigato politicamente, uno che conosce gli equilibri, anche le dinamiche personali dei vari rapporti, dei vari personaggi che ci rappresentano e che rappresentano gli altri paesi in Europa. Quindi, insomma, non sarà facile sostituirlo. Chiaramente Panetta sarà un valore aggiunto per l'Italia, perché cercherà di, questo è un aspetto che vorrei presentare ai suoi illustri e autorevoli ospiti, cercherà di mediare dal punto di vista bancario fra gli interessi delle piccole banche, fra gli interessi dei grandi gruppi bancari che oggi rappresentano nella geografia economica italiana il 75-80% della presenza sul nostro territorio. Quindi Panetta sarà importante anche da questo punto di vista. Grazie mille Sileoni, do il benvenuto e spero che il collegamento sia pronto a Giulio Bino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Mi sente, notaio? Buongiorno, la sento molto bene, grazie. Siamo riusciti a collegarci. Siamo riusciti a collegarci. Allora, veniamo a lei e a Polo, perché abbiamo deciso di consultarvi, di chiamarvi, per capire che cos'è successo ai mutui dal momento del rialzo dei tassi. Lo facciamo da due prospettive: dalla prospettiva sua, cioè vale a dire dei professionisti, dei notai che devono vergare gli atti e quindi diciamo sono quelli che ci danno il dato finito, voi avete una radiografia molto interessante
e qui chiamo il cartello 1 alla regia, e poi vorrei sentire anche Polo. Allora, che cos'è successo, notaio, nell'ultimo anno? Beh, purtroppo questo aumento così repentino e così significativo dei tassi di interesse chiaramente ha provocato una contrazione importantissima dei mutui. Noi abbiamo pubblicato recentissimamente i nostri dati statistici che mettono a confronto il primo bimestre del 2022 sul primo bimestre del 2023 e abbiamo evidenziato un calo dei mutui che si aggira intorno al 24,5%. Quindi un calo importantissimo. È evidente che questo continua, tra l'altro, politica degli annunci che BCE sta praticando, minacciando ulteriori aumenti di interesse, non potrà che rendere sempre più statico il mercato dei mutui. Mercato che per adesso non si è ancora riverberato in misura eccessiva su quello delle compravendite, magari ci torneremo dopo. Però il rischio che poi tutto questo ovviamente si ribalti in modo altrettanto significativo sulle compravendite non può non essere tenuto presente. Polo, dal suo osservatorio, lei che cosa si sente di dire? Beh, io confermo assolutamente quello che diceva adesso il notaio, è chiaro, lo abbiamo detto tante volte anche qui ad Omnibus, la concessione di un mutuo è data dal rapporto fra la rata che si deve pagare e il reddito che si ha. Se la rata sale e il reddito non sale di pari passo, è chiaro che il bacino di utenza che si può concedere quel finanziamento si riduce. Tra l'altro una delle azioni che ha sostenuto comunque il mutuo in questo periodo è stata quella a favore degli under 36, scaduta al 30 di giugno, dovrebbe essere rifinanziata quantomeno fino al 30 di settembre come possibilità di presentare domanda, poi questo chiaramente creerebbe dei problemi nel momento in cui non dovesse andare a morire. Oggi, e quindi qua si spiega anche il discorso delle compravendite che faceva prima il notaio, continuano a comprare casa fondamentalmente quelli che possono farlo in contanti e non hanno bisogno del mutuo, questa è la buona sostanza del tutto. Sì, Leoni, quando ha sentito la parola contanti, so che... No, volevo precisare, fare due precisazioni, se me lo permettete. Il primo, che è già stato prorogato ieri il provvedimento dei giovani under 36 per l'acquisto, dove lo Stato mette l'80% per l'acquisto di immobili fino a 250.000 euro, con la condizione ISE di 40.000 euro, quindi questo è un passo in avanti. Io sono perfettamente d'accordo anche con il dottor Bino, con il presidente dei notai, per due motivi. Il primo, perché il calo dei mutui è chiaramente certificato anche dalle banche, ma il problema del calo dei mutui non solo frena per il momento l'acquisto delle abitazioni, ma fa salire vertiginosamente anche il problema degli affitti, che è un problema che negli ultimi mesi è esploso, perché nelle grandi città, soprattutto per gli studenti o soprattutto per le persone che si devono spostare per lavoro, e come voi sapete il lavoro è diventato sempre più mobile, più flessibile, insomma il costo di un affitto incide pesantemente sulla qualità della vita delle persone. È chiaro che dal punto di vista tecnico, come noi sappiamo, il tasso fisso sui mutui assicura stabilità e soprattutto assicura una corretta pianificazione finanziaria, sia personale che della famiglia. Il tasso variabile oggi è un'incognita e va valutata fino in fondo, perché il tasso al limite sarebbe preferibile il tasso variabile con il cap, cioè con il tetto al tasso prestabilito, oppure quello con rata costante e durata che può allungarsi se i tassi aumentano. La fisarmonica. Quindi la sintesi qual è? Che non esiste una soluzione buona per tutti, bisogna andare in banca a chiedere consigli a chi è esperto, e soprattutto bisogna sentire più banche, perché c'è anche un punto di differenza fra una banca e l'altra. Quindi non bisogna assolutamente fermarsi alla prima banca, ma il cliente che non vuole privarsi del sogno di una vita, cioè dell'acquisto della propria abitazione, e soprattutto per le giovani coppie o per le persone che non hanno
una abitazione di proprietà, questo è un argomento centrale nella qualità della vita, nella loro qualità della vita, è chiaro che è fondamentale sentire più banche, perché non è vero che noi viviamo in un sistema bancario, perché il sistema è un cartello di regole applicate a tutte le banche. Noi lavoriamo e viviamo in un settore bancario dove la competizione fra banche, soprattutto in questo momento, è molto ma molto profonda. Zabeo, per gli artigiani, rialzo dei tassi che significa? Beh, significa un grosso problema, perché evidentemente soprattutto le micro imprese, che sono tradizionalmente sottocapitalizzate a corto di liquidità, hanno sempre la necessità di ricorrere ai prestiti bancari, e quindi questo diventa un costo aggiuntivo che grava sull'economia di tantissime microimprese, mettendole in seria difficoltà. Però consentitemi un inciso su quanto è stato detto fino adesso. È vero, le famiglie sono state fortemente colpite perché ha un mutuo a tasso variabile o anche chi è ricorso ai prestiti, ma guardate che il vero scandalo nel nostro paese è il fatto che, a fronte di tassi passivi che sono aumentati enormemente, cioè quelli applicati sui prestiti, perché di conseguenza c'è stato l'aumento delle tasse della BCE, il grave è che i tassi attivi, cioè quelli che vengono applicati sui conti correnti, sono rimasti a zero. Quindi noi abbiamo avuto una erosione praticamente dei nostri risparmi, che è stata spaventosa nel biennio 22-23 rispetto al 21. A parità di risparmi depositati nei conti correnti, le famiglie italiane hanno perso oltre 160 miliardi di risparmi. Questa è una cifra importantissima, spaventosa. Segnalo, solo per fare un semplice confronto, che la tanto odiata patrimoniale introdotta nel 1992 dal governo Amato, il 6 per 1000 sui conti correnti, costò, se attualizziamo il prezzo, il costo, 5 miliardi e poco più. Quindi vedete che da 5 miliardi a 164 sono quasi 30 volte in più praticamente il costo. Quindi evidentemente l'inflazione è un problema. Come si fa a risolvere questa situazione? Beh, è evidente che le banche centrali fanno il loro mestiere e alzano i tassi. Magari potrebbero farlo in maniera un po' più graduale. Noi abbiamo subito un incremento spaventoso. Da giugno 2022 eravamo a zero, oggi praticamente il tasso di riferimento è al 4%, è previsto ancora un ulteriore aumento a luglio. Quindi è evidente che su questa misura, evidentemente è una medicina amara, ma la BCE è solo questo, le banche centrali possono fare. Molto di più potrebbero fare i governi nazionali, e su questo devo riconoscere che il governo Meloni almeno ci ha tentato. Cosa bisogna fare? Beh, innanzitutto bisogna rendere le buste paga più pesanti, quindi ridurre evidentemente praticamente il costo della tassazione, sia IRPEF che contributi previdenziali. Questo è stato fatto, c'è un ulteriore aumento in questa seconda parte dell'anno, è permanente, è temporaneo, bisogna renderlo permanente, quindi vanno trovati i soldi per abbassare ulteriormente le tasse, quindi per avere buste paga più pesanti. L'ultima, dopodiché bisogna ovviamente tagliare la spesa corrente, e questa è un'operazione estremamente difficile da fare, abbiamo visto, però è evidente che bisogna intervenire anche su questa leva, perché siamo un paese troppo indebitato, e quindi sostanzialmente l'aumento dei tassi comporta anche un aumento del costo praticamente del debito. Grazie mille Zabeo, andiamo in pubblicità, e poi so che Marmo e Lenzi hanno delle domande per i nostri ospiti. In Romagna questa non è una semplice albicocca, è il sole delle colline di Roncofretto. È la nostra tradizione, la gioia di vivere, è tutto il buono delle nostre terre. Albisole, le albicocche dal sole della Romagna. Quest'estate la passiamo tutta con voi, sempre qui in onda. Ogni sera 20:30, 20:40, diciamo dopo il TG. Sì, ma il martedì e il giovedì si fa notte, state con noi. Marianna Aprile e Luca Telese conducono In Onda, tutti i giorni alle 20:30 e martedì e giovedì, puntate speciali lunghe. Meritavo ascoltatura, nessuna arrabbiatura, sul daino rovinare le tue giornate al mare. Connettivina Sole, ripristina la barriera cutanea, di conseguenza calma e lenisce. 60 anni di esperienza per la tua pelle. TV, soundbar e tanti accessori. Da MediaWorld guarda che sconto. Let's go! Fino al 12 luglio acquista due prodotti in promozione e hai il 20% di sconto sul più caro, anche a tasso zero. E in più inizia a pagare tra 3 mesi.
Media World. Come ti senti quando apri un conto online in pochi minuti a canone zero? Quando paghi tutto con il tuo smartwatch? Quando hai il 4% sul conto deposito? Quando hai un team di consulenti per te in filiale online? Quello che senti, noi lo chiamiamo Well Banking. E da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem, Well Banking People. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere così. Borotalco, abbraccia la vita. La Casa Acrobatica presenta. Se potessi far risplendere tutto intorno a te. Casa nuova, vita nuova. Vivi la tua casa in libertà. Liberati dallo stress, supera la stanchezza. Chiedi Magnesio Completo Principium. Magnesio da quattro fonti organiche e inorganiche per ritrovare la serenità. Principium. Chiedi l'eccellenza alla natura. Da Biosline. Eccolo che arriva l'aeroplanino, L'ortofrutta a marchio Coop. È così buona perché è buona dentro. Perché rispetta il lavoro di chi la produce e le tue tasche. Provala con il buono da 5 euro. La Coop sei tu. Puoi farlo in grande e sfidare te stessa. Puoi farlo senza chiodi. Puoi farlo da sola ed essere creativa a modo tuo. Qualsiasi cosa tu voglia fare, con Pattex 1000 chiodi, puoi farlo. La piccola Aisha non dovrebbe diventare cieca. Non dovrebbe affrontare una vita di povertà e miseria. Ma non può combattere da sola l'infezione che sta distruggendo la sua vista. Enoch ha 2 anni e non dovrebbe perdere la vista. Ma la sua famiglia non può pagare la semplice cura che gli permetterebbe di vedere di nuovo. Deve affrontare un futuro incerto. Eppure la sua vita è appena cominciata. In alcune aree più povere del mondo, la vita dei bambini viene distrutta dalla cecità senza motivo. Già hanno così poco e ora stanno anche perdendo la vista. Questi bambini hanno davvero bisogno che tu chiami Sight Savers all'800 92 62 20 e doni solo 5 euro al mese. Adesso. È tutto quello che serve per aiutare a restituirgli la vista. Tu puoi aiutare a garantire che questi bambini in pericolo ricevano visite mediche regolari. Tu puoi aiutare a fornire medicinali che combattono dolorose infezioni. E tu puoi aiutare a garantire operazioni vitali che aiutino i bambini a vedere di nuovo. Per favore, chiama Sight Savers all'800 92 62 20 o visita il sito e dona solo 5 euro al mese. Non possiamo permettere che la cecità rovini le loro vite e distrugga il loro futuro. Aisha e Enoch non dovrebbero diventare ciechi. Per favore, aiutali a vedere di nuovo. Grazie. Pulire punti irraggiungibili? Non fare strane acrobazie. Oggi il tuo sgrassatore universale Chantecler funziona anche sotto sopra. Lo usi su tutto, funziona dappertutto. Chi pulisce più di Chantecler? E per la pulizia e l'igiene del tuo bagno, scopri l'efficacia dei nuovi Chantecler anticalcare e WC schiuma attiva. Chi pulisce più di Chantecler? Chantecler, il gallo del pulito. Yamamay Men. Il secondo costume è sempre al 50%. Eccoci di nuovo in diretta a parlare di mutui, tassi di interesse. Io so che Massimiliano Lenzi ha una domanda. No, ho ascoltato con interesse gli interventi e i ragionamenti, però volevo fare una considerazione che si chiude con una domanda. Panetta ha detto a inizio di giugno che l'obiettivo era portare l'inflazione al 3% a inizio dell'anno prossimo e tendenzialmente a farla attestare intorno al 2,2 qualcosa nel 2025. La domanda è, se questo obiettivo si allontana,
Che facciamo? Continuiamo a fare leva sui tassi come sta facendo la Banca Centrale Europea? E con quali conseguenze? Perché questo è un punto politico fondamentale, perché è vero che l'inflazione è una tassa nelle tasche degli italiani, ma è anche vero che una continua politica di rialzo dei tassi provoca una serie di altri scompensi. Me lo permette, la domanda è particolarmente pertinente e intelligente, ma il problema è che i tempi, che sono fondamentali in ogni cosa, in ogni aspetto della vita, i tempi probabilmente, molto difficilmente saranno rispettati. E se la BCE, con in testa la signora Lagarde, è convinta che l'unico strumento sia quello di alzare il costo del denaro per far scendere l'inflazione, questi, detto molto in maniera molto semplice, non guardano purtroppo in faccia a nessuno. E quindi saremo costretti a subire, a partire a proprio da luglio, che dove arriveremo probabilmente al 4,25%, un ulteriore aumento del costo del denaro e un ulteriore aumento dei tassi. Che cosa produce questo ulteriore aumento dei tassi? Vorrei essere molto chiaro. Intanto fa arricchire in maniera storicamente senza precedenti le banche, perché l'aumento del costo del denaro porterà inevitabilmente a dei bilanci molto importanti, ma quello che è più importante per le banche non è tanto come finisce positivamente il bilancio, quanto riusciranno a distribuire in termini di dividendi agli azionisti. E questo significa che chi distribuirà maggiori dividendi ai propri azionisti rimarrà in carica come leader della propria banca ancora per molto tempo. Il secondo aspetto riguarda che i numeri nel 2022, gli utili totali dei bilanci delle banche sono stati di 25 miliardi di euro. Quindi a livello sociale, perché la banca dovrebbe svolgere e ancora adesso in molte parti, in molte regioni del nostro territorio, il suo ruolo sociale lo sta svolgendo, ma dovrebbe continuare a svolgere un ruolo sociale fondamentale. Quindi questi utili dovrebbero servire anche per finanziare la ricerca, finanziare la sanità, finanziare tutto quello che riguarda il sociale, finanziare la povertà, finanziare la sostenibilità della finanza stessa, perché vendere prodotti finanziari a rischio o vendere prodotti assicurativi dove ci si guadagna molto in termini di cedole, in termini di ritorno, è un bene per la banca, ma molto probabilmente spesso non è positivo per chi acquista questi prodotti. L'altro aspetto fondamentale, lo vorrei ricordare, noi siamo stati, non voglio essere autoreferenziali, i primi in Italia che abbiamo posto il problema oltre 2 anni fa e ci facevano passare per matti sulla politica dei tassi attivi. Ecco, siamo l'unico paese in Europa che sta sotto quota 1% con alcuni prodotti di deposito, mentre le banche in altre nazioni, le potrei citare quasi tutti, riconoscono tassi attivi molto più importanti. Ne parlavo telefonicamente qualche giorno fa col presidente dell'ABI Batoelli. Il governo difende chiaramente le Poste perché sono del 65% dello Stato. Oggi gli uffici postali, pur non avendo una licenza bancaria, praticamente effettuano tutte le operazioni bancarie. E sa come vengono, perché è possibile questo? Perché i grandi gruppi bancari chiudono migliaia di sportelli bancari, ma continuano a guadagnare vendendo i prodotti finanziari, i prodotti assicurativi, i mutui, i prestiti agli uffici postali, che riconoscono delle royalty agli stessi gruppi bancari. E l'altro, e quindi questo è veramente scandaloso sotto l'aspetto politico, però anche su questo argomento non interviene nessuno. Poi chiaramente io non vorrei essere smentito, ma Poste, 65% dello Stato, non riconosce nulla sui tassi attivi. Scolasticamente potremmo dire che riconosce tassi pari allo zero spaccato. E le banche italiane, mentre noi parliamo, nei piani industriali che stanno per arrivare, perché nel settore bancario è in atto
una rivoluzione che non ha precedenti nella storia, quindi ci saranno, c'è da risolvere il problema del Monte dei Paschi e la BCE spinge per la diminuzione dei gruppi bancari, insomma c'è tutto un insieme di cose che si sta muovendo in maniera molto profonda. Ecco, le banche italiane continuano, mentre continuano a chiudere gli sportelli, ma avvantaggiano le Poste, che non riconoscono sui conti correnti se non lo zero. Tenga poi anche presente, sì, ci in fondo, finisco, che noi abbiamo fatto una guerra totale anni fa contro un gruppo bancario molto importante, che non è Intesa, tanto per essere chiaro, che il cui amministratore delegato, che poi se n'è andato, ebbe la brillante idea di penalizzare i conti correnti attivi, cioè faceva pagare degli interessi a favore della banca sui conti correnti attivi superiori a 100.000 euro. Questo è il quadro politico, il resto sono chiacchiere, questo è il quadro politico. E ha ragione Zabeo, che condivido perfettamente l'analisi che ha fatto, che il governo, in qualche modo i governi dovrebbero intervenire, perché qui il problema, se dobbiamo fare la sintesi di tutto, è che sia in Italia che in Europa la finanza rispetto alla politica vince 10-0. Allora, Sileoni, mi sembra di capire che lei non abbia il conto alle Poste. Non era il corrente di questo suo intervento, quindi presumo che poi le Poste avranno la possibilità di replicare, ovviamente non adesso perché la trasmissione sta per finire, ma magari nei prossimi giorni. Vorrei chiedere al nostro, prima di dare la parola a Raffaele Marmo, vorrei chiedere al notaio Bino, esiste una doppia velocità nelle compravendite in Italia? Cioè ci sono delle città in cui è stagnante, delle città in cui invece è molto vivace? Allora sì, esiste assolutamente una doppia velocità, e tra l'altro è curiosa la differenza tra città e città, perché in realtà non è soltanto un tema di grosse città rispetto a piccole città. Se andate appunto a dare un'occhiata ai dati che abbiamo diffuso, abbiamo in realtà città come Torino, Bologna, Bari, Palermo che hanno una crescita rispetto a città come Roma, Firenze, Napoli, che ha addirittura un meno 15%, quindi un'incidenza molto pesante del dato negativo, e questo deriva sostanzialmente dall'andamento dei prezzi. Ovviamente dove i prezzi stanno tenendo maggiormente, le compravendite sono in diminuzione, dove i prezzi tendono a calare, ovviamente le compravendite tendono a salire. Su questo però bisognerebbe aggiungere anche un altro dato. I dati statistici dimostrano anche che c'è un interesse verso le seconde case. Il calo delle compravendite è molto più incisivo e molto più significativo sulle prime case rispetto alle seconde case. Perché? Perché le seconde case spesso vengono comprate con l'utilizzo dei propri risparmi, senza dover accedere al credito. Ed ecco perché il mercato delle seconde case in qualche modo sta tenendo rispetto a quello delle prime case, che è in decrescita molto molto più violenta. Con un dato ulteriore, prima era stato evidenziato il fatto che la fascia d'età che sta maggiormente tenendo è proprio quella degli under 36, che godono di una serie di agevolazioni fiscali prorogate, in parte per quello che riguarda i mutui e per quello che riguarda le compravendite, sono attualmente in vigore fino al 31 dicembre. Anche qui dare la possibilità di continuare a godere di questa agevolazione prorogandola oltre il 31 dicembre 2023 credo sia significativo. Un'ulteriore osservazione: il miglior consiglio da poter dare ai nostri telespettatori è quello in questo momento di non agire impulsivamente, di riflettere. Prima Sileoni diceva di consultare più banche, senz'altro, ma anche di consultare il proprio notaio di fiducia. Cioè il notaio tende a consigliare i propri clienti di riflettere prima di agire. Qui le variabili sono talmente tante, talmente spesso in cambiamento repentino, che decidere se acquistare, quindi se avvicinarsi al mercato, avvicinandosi se potendo comprare con denaro proprio accendendo un mutuo, se accendono un mutuo a tasso variabile o a tasso fisso, e quindi andando incontro a degli scenari completamente diversi. Vorrei ricordare che sulla base delle serie statistiche storiche
è sempre convenuto il mutuo a tasso variabile sul mutuo a tasso fisso per i mutui di durata pari o superiore ai 15 anni. È chiaro che accedere a un mutuo a tasso variabile in momenti di grande volatilità dei tassi può dire trovarsi, può voler dire, come accade oggi, trovarsi in difficoltà, ma con una riflessione corretta e soprattutto con un'azione ponderata si potrebbe arrivare a pensare che continua a essere più conveniente il tasso variabile in prospettiva, soprattutto se, come in qualche modo viene annunciato, al di là di questo aumento di luglio, nel corso del 2023 i tassi dovrebbero cominciare a regredire. Se il BCE si accorgesse che l'inflazione europea è un'inflazione da offerta, a differenza di quella americana che è un'inflazione da domanda, probabilmente avrebbe una politica di sui tassi un po' diversa. E questa è una riflessione di macroeconomia. Raffaele Marmo, so che è una domanda. Sì, allora avevo una domanda perché in realtà ho avuto già diverse risposte. Avevamo una banca concreta. Sì, no, nel senso che la domanda era molto concreta, cioè quali consigli in questo momento, nelle condizioni date, i nostri come dire, interlocutori si sentivano di dare a chi in questo momento vuole, pensa o è in procinto di acquistare un immobile, una casa, insomma. Quindi mi pare che a questa domanda siano arrivate già molteplici risposte, soprattutto nell'ultimo intervento del notaio, del presidente dei notai, mi pare che c'era una serie di indicazioni molto concrete, anche operative, su come regolarsi, insomma. Possiamo chiedere allora, visto che siamo agli sgoccioli, quindi 60 secondi a Polo e 60 a Zabeo. La prima azione da fare è chiaramente quella di non farsi prendere dalla fretta, giustissimo ciò che diceva il notaio, confrontare le diverse offerte che sono presenti sul mercato. E poi, siccome la sottoscrizione di un mutuo non è l'acquisto di una maglietta che, se ho sbagliato, la tengo nel cassetto e pazienza, farsi assistere da un professionista, perché sovente è questa la chiave di volta fra il sentirsi poi sopraffatti dalla rata oppure dal poterlo vivere in maniera serena, considerando che peraltro poi comunque esisteranno ed esistono degli strumenti che possono permettere di invertire la rotta o comunque mutarla in futuro, come può essere ad esempio la Surrol. Zabeo e Sileoni, e poi dobbiamo chiudere. No, beh, evidentemente, come giustamente veniva ricordato, rivolgersi a più istituti di credito, verificare le condizioni e ovviamente farsi diciamo seguire da un esperto. Però attenzione, io volevo dire questo, che non dobbiamo in qualche modo essere travolti da questa sindrome dell'inflazione. L'inflazione sta scendendo, l'anno scorso era mediamente all'8%, oggi è il 6%. Preoccupano il fatto che i tassi stanno aumentando, ma è una medicina amara che dobbiamo prendere. Qualcuno addirittura sostiene meglio una crisi economica che un'inflazione elevatissima, perché soprattutto in Europa, e penso alla Germania, la sindrome di Weimar è ancora molto presente. Quindi evidentemente il problema è che non eravamo più abituati ad avere un'inflazione così alta da almeno 30 anni. Negli anni 80, ad esempio, i tassi di interesse in Italia erano oltre il 20%. Quindi voglio dire, sono fenomeni che probabilmente hanno un andamento ciclico, sta scendendo, è provvisto un aumento il prossimo anno e nei prossimi mesi del tassi. Evidentemente bisogna agire anche sulle leve economiche, quindi bisogna abbassare il peso delle tasse, dei contributi sugli stipendi, quindi lasciare più soldi e soprattutto rilanciare gli investimenti pubblici in particolar modo, e qui c'è il grosso problema del PNRR, delle difficoltà che abbiamo nel mettere a terra questo strumento. Sileoni, chiusura velocissima, che dobbiamo dare la linea al coffee break. Sì, estremamente veloce. Allora, intanto il fattore tempo, come hanno ricordato tutti, è fondamentale, perché qui molti banchieri in privato parlano già di recessione, e quindi il fattore tempo è fondamentale. Il secondo, l'aspetto positivo, estremamente positivo della BCE, che ha reso solida con una politica intransigente il nostro settore bancario italiano. Questo non è di poco conto. Cioè, quando parliamo della BCE, della quale non condividiamo la politica che sta esercitando rispetto all'inflazione, dobbiamo anche ricordare che la vigilanza della BCE ci ha portato ad un livello di qualità e di solidità tale
siamo probabilmente nel settore primi in Europa. Grazie mille Lanno Maria Sileoni, grazie a Giulio Bino, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, e Andrea Pollo di Facile.it, Paolo Zabello della CGIA di Mestre, e grazie ai colleghi che sono rimasti anche in questo terzo e quarto blocco, Massimiliano Lenzi e Raffaele Marmo. La linea adesso va a Coffee Break. Per tutte le altre informazioni durante la mattinata e il pomeriggio c'è il sito www.tg.la7.it, poi ovviamente l'edizione dei telegiornali. Noi ci vediamo domattina.